Buongiorno, buon pomeriggio, buon non venire, non venire perché te l'ho già dato. Terza volta che parto questo video, è terza volta, la quarta. Prendo sti affari, li lancio dalla finestra perché non è... Cioè, sentite. C'è gente che urla, che sto sotto che fanno, non lo so, il mercato sotto casa urlando. Macchine, motorini, è passata l'ambulanza, cioè... Boh. E abito in un paesino, abito in un paesino, capito, che non c'è niente. Ah, meno male, un po' di sì. Devo fare i video di notte. Buon appetito. Ah, già devo dire cosa mangio. No, perché l'avevo già detto nel video precedente che poi ho bloccato perché no. Straurla in macchina, non si capiva niente. Strangola preti. È un tipico piatto da poveri. Da poveri trentino, si chiamano strangola preti, sono fatti con pane raffermo, spinaci, un po' di farina e uova, basta. Andrebbero conditi con burro e salvia, ma io burro non ne ho perché non ne uso mai, perciò non lo compro mai. Perciò gli ho messo un po' di olio d'oliva e immancabile, immancabile il peperoncino che ormai, il peperoncino in polvere che ormai lo metto dappertutto. È un piatto che lo chiamano strangola preti perché risale ancora a tempi che furono, che è un piatto povero. Che facevano nei conventi, nelle chiese, ai poveri, quando avevano tanto pane a raffermo, mettevano gli spinaci, un po' di farina, un po' di le uova e facevano, che questi sono piccoli, perché se tu vai tipo negli agriturismi qua da noi, li fanno loro, ma sono enormi, sono grandi così, grossi così. Chiamati strangola preti perché dicono gli avi, la storia dice, ecco, che erano talmente ingordi i preti, i cardinali e quant'altro, che ne mangiavano talmente tanti e li mangiavano talmente velocemente che si strozzavano. Perché questi sono fatti piccoli, però andrebbero fatti grandi. Perciò l'hanno chiamati strangola preti. Ecco. Mi sembra che sono anni che non li mangio. Ma proprio tanto che non li mangio. Perché mia mamma prima mia mamma li faceva spesso, li faceva lei. Col pane vecchio, un po' di spinaci, uova e farina, li faceva lei. Li faceva un po' più grossi di questi perché andrebbero fatti più grandi e li faceva spesso lei. Poi non ho, io non li ho mai fatti, credo di averli fatti ma anni fa e basta, però sono molto buoni, sono un piatto povero, dai, siccome che ho fatto la spesa e ho visto che c'erano in offerta. Ho detto no, strangola preti, ho detto invece di prendere i gnocchi, ho detto prendo gli strangola preti. Sentite che casino. Ecco. Anche perché questi sono comodi perché li ho presi e sono già divisi. Sono scatoline, cioè sono due scatoline attaccate, però divise da due etti da una parte e due etti dall'altra. Capito? Perciò sono anche comode che senza aprirle poi doverli mangiare. Voglio andare a vivere in campagna dove non c'è rumore. Vedete che gli vedete dentro i pezzi di pane? Pane. No. Non so se ai vostri paesi magari li trovate. O ditemi se li avete mangiati ancora. Buona.
Beh, quelli che faceva mia mamma erano 100.000 volte meglio, vabbè, però è normale, fatti in casa sono più buoni, però anche questi dai non è che sono male. Gli ho già messo il grana perché avevo già cominciato il video, poi ho stoppato perché mi è venuto il nervoso. Comprato Lapo! Basta. Ho comprato questo perché era in offerta a 1,20 euro, mi sembra, il Galbani. Non l'ho mai preso perché solitamente io sapete che prendo sempre il 30 in grana. Ecco, grattugiato. Però cavolo, è andato a più di 2 euro a busta, mamma mia, cioè sono alzati i prezzi in una maniera vergognosa. Questo qua ho visto che era 1,20 euro, 1,25 euro, 90 grammi sono. E ho detto, vabbè, dai, prendiamo questo anche perché ho visto che è senza lattosio, perciò lo può usare anche mio figlio, lo può mettere magari se lo usa anche lui. E però, cioè ragazzi, veramente, io non so voi, perché io purtroppo l'unica parte che posso andare a fare la spesa che me la porta nella Coop, ma ha di quei prezzi, cioè boh, non si riesce più a fare la spesa. Cioè io ci sono determinate cose, vi giuro che non sto comprando più. Non sto comprando più. Tipo il salmone, che io sapete che lo compravo spesso il salmone. Oddio, il microfono non ho messo. Spero che abbiate sentito. Spero che si sia sentito. Vabbè che era qua vicino. Ma mo l'ho visto che era lì. Cioè, tipo per dire, il salmone che io affumicato lo compravo sempre. Però stava tipo a 3,80 euro di 100 grammi. Mo sta 4,99 euro. Cioè 5 euro di 100 grammi di salmone affumicato. Ma tenetevelo. Cioè, assolutamente. Io ci sono veramente determinate cose che io non prendo più. Tipo i funghi. Quelli che compravo sempre, e qua Scilla è disperata perché faceva il totofunghi, no? Tipo anche i funghi trifolati, sapete anche voi che io li compravo sempre, o per fare la torta salata, o anche per mangiarli così, tipo un contorno, tipo una bistecca, e dentro magari alla bistecca ci buttavo i funghi. Ed era buona, capito? Li usavo un po' per tutti i funghi trifolati, no? Ma anche quelli sono andati a un prezzo, cioè hanno aumentato tipo 40-50 centesimi. Cioè, sono folli. Cioè, veramente. Cioè, hanno aumentato le cose in una maniera vergognosa. Io vi giuro. Vi giuro. Perché noi siamo in due. È ok. Però io mi chiedo veramente una famiglia tipo di 4-5 persone come cavolo faccia, guardate. Mi chiedo veramente una famiglia di 4-5 persone come cavolo faccia a mettere insieme il pranzo con la cena, magari uno che lavora solo in famiglia, perché veramente io vedo che, ma veramente vi giuro, perché io più o meno sapete che sono abbastanza metodica, compro sempre le stesse cose. Io infatti per quello che i video spesa non è che li faccio spesso, anche perché più o meno le robe che compro sono sempre quelle. Perciò anche oggi che mi hanno portato la spesa, ho detto non faccio neanche il video spesa perché tanto ho preso più o meno sempre le stesse cose. Capito? Perciò ho detto non ne vale la pena.
E appunto perché prendo io più o meno sempre le stesse cose, ormai i prezzi li conosco, li so. Ma io vi posso assicurare che vedendo io che compro sempre le stesse cose, se prima con 60-70 € budget settimanale le prendevo, adesso me ne vogliono 90-100. Comprando sempre le stesse cose. Perché se tutte le cose sono aumentate di 30, 20, 15, 40 centesimi, alla fine della spesa sono anche 10 euro in più. Capito? Perché uno non ci fa caso, perché vabbè, se compri una roba ok, però tipo il grano è aumentato un botto. Sta qua, sta a 2 euro e passo quasi 2 euro che prima stava 1,60 euro il Trentingrana, mo sta a 1,98 euro, mi sembra 2 euro, cioè è aumentato di 40 centesimi nel corso del tempo. Il tonno è andato a 4 euro di due scatolette, quello che ormai lo conosco a memoria perché sapete che lo compro sempre, il tonno della Coop, quello delle due scatole grandi, da 3,40 che stava. Mo costa 3,99, 4 euro. Cioè, anche quello è aumentato un botto, capito? Cioè, dai. Io difatti, per non parlare della verdura, mamma mia, ho comprato un cavolfiore 2,90 euro. 3 euro di un cavolfiore. Cioè. Boh. Cioè, ormai io penso che anche a fare la spesa è diventato un lusso anche quello, cioè non puoi sgarrare, anche perché io penso che se non tu non stai attento sulla spesa è lì che risparmi, no? Io difatti molte cose non le sto comprando più. Non le sto comprando. Appunto perché, cioè anche no, se posso risparmiare, risparmio. Io so che ci sono tanti che... Tipo mia cognata, parlando con mia cognata l'ultima volta che sono venuti su una settimana fa, parlavamo appunto di spesa, di ste robe qua. E lei va sempre al Prix, il di più, l'LD, va insomma, gira parecchi ai supermercati perché gli piace andare a vedere i prezzi qua e là. Però me l'ha detto anche lei, mi ha detto guarda che anche al discount non è che siano convenienti perché hanno rincarato tanto anche lì, eh. Cioè, sono diventati cari anche i discount, sono diventati cari, non come la Coop o cosa, però pure i discount hanno aumentato i prezzi. Io lì non lo so, ditemelo voi, perché io non andandoci non lo so. Mia cognata mi ha detto che anche i discount hanno aumentato. Tipo mi ha detto che se ne è accorta la settimana scorsa che tipo per dire il latte lo paga 20 centesimi in più di prima. Perché lei compra sempre la confezione da 12 litri mi sembra, o 10 o 12 litri di latte, no? E mi ha detto che l'hanno aumentato 20-22 centesimi al litro. La panna da cucina anche mi ha detto l'hanno aumentato un botto. Una volta ha detto con 40 centesimi la compravo, adesso costa più di 70-72 centesimi al discount. Non parlare, guardate, della benzina che... Io la macchina non ce l'ho, però la benzina è arrivata a quasi 2 euro, se non è arrivata a 2 euro, roba da matti.
roba da matti. Anche perché uno che ha la macchina a benzina e magari si deve fare 40-50 km al giorno per andare a lavorare, cazzo, lavora per pagarsi la benzina un altro po' perché a 2 euro al litro. Cioè, non è ammissibile una roba del genere, ma stiamo scherzando? Ma dove? Ma io veramente, io mi chiedo a sto passo dove andiamo a finire, ve lo giuro. Io mi chiedo a sto passo dove andremo a finire. Perché io non vedo una via di svolta, non vedo niente di positivo. Poi ho visto oggi, ci sono stati altri sbarchi di extracomunitari. Non so quanti sono sbarcati un'altra volta ancora e ho guardato su YouTube una pagina che ne parlavano, che proprio stamattina, stanotte ci sono stati, non mi ricordo il numero, ma tanti tanti extracomunitari con i barconi lì, e hanno detto proprio che sono al collasso, cioè sono al collasso, è strapieno, non sanno più dove metterli, cosa fare. Cioè io no, non ce l'ho, io per carità non ce l'ho, non ce l'ho con loro, perché io guardo molti documentari, come voi sapete. Io ho guardato dei documentari dove partono per venire in Italia, che si fanno tanta strada a piedi, tanti muoiono per strada per andare appunto a raggiungere ste barche per poter venire qua, pagano per venire. Cioè scappano via anche loro dalla guerra, dalla miseria, dalla fame, cioè scappano via per disperazione. Il brutto è che scappano e vengono qua pensando di trovare l'America, quando invece, cioè ormai siamo del terzo mondo anche noi un altro po'. Perché loro vengono qua, poverini, sperando di trovare lavoro, sperando in un futuro, quando invece vengono qua, e purtroppo è così, perché poi vengono qua, da là che vengono, gli fanno le visite, bla bla bla, e poi li direzionano 50, 30, 60, Bolzano, 80, cioè li direzionano un po' qua, un po' là, e poi giustamente loro, se si ritrovano lì, non hanno il lavoro, non hanno soldi, non hanno niente, cosa fanno? Rubano, spacciano. E fanno la peggior cosa, perché è così. È così, perché se li mandi, cioè se tu li tieni qua e poi loro si sparpagliano in giro per l'Italia e si trovano lì dove non hanno né cibo né mangiare né niente, più che rubare, che cazzo fanno? Cosa fanno più che spacciare o rubare? Quello fanno perché non hanno alternativa, è quello. Cosa fanno? Non c'è nemmanco per noi lavoro, perché lavoro non c'è nemmanco per noi. Cosa vuoi che ce ne sia per loro lavoro se lavoro non ce n'è manco per noi? Che ormai siamo arrivati al collasso, cioè ormai non c'è più niente, non c'è lavoro, non c'è niente. Ci hanno tirato via la dignità ormai, ci hanno tirato via. Capito? Ci hanno tirato via la dignità. Capito? Quello è. Vabbè, mi sto alterando perché io quando sento e parlo di sta roba qua mi viene nervoso. Vi saluto ragazzi, vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima. Se vi va come sempre lasciatemi un commento, un like e iscrivetevi. Alla prossima, ciao!